La lascio per ultimo, perché il 2023 potrebbe essere l'anno in cui il presidente Sebastiani verrà affiancato da nuovi soci. Lei aveva dato appuntamento a Natale, poi qualcosa è andato storto. Non è andato storto, io avevo dato appuntamento a molto prima anche di Natale e l'avrei sicuramente chiusa. Poi però Pellegrini ha scelto Catania. Quando arriveremo a chiudere tutta l'operazione, siccome le carte io ce le ho, magari faremo una bella conferenza stampa dove ripercorriamo i tempi. È chiaro che poi dopo, lo dicevo a qualche tuo collega, nella valutazione di quello che si fa per entrare in una società, per acquistare una società, c'è tutto, non c'è solamente quello che hai fatto di buono, non c'è solamente quello che hai fatto di sbagliato. E quindi qualcuno ha scelto un'altra piazza. Ma ci sono piazze che evidentemente sono più importanti di Pescara, quindi nella valutazione che si fa... Oggi ce lo può dire, con Pellegrini aveva l'accordo su tutto? Assolutamente sì. Pellegra è venuto a Pescara, è stato con me in ufficio. Con il sindaco anche. Abbiamo fatto l'incontro col sindaco per lo stadio. È chiaro che poi nel momento in cui lui è di origine siciliana, il papà è di origine siciliana, nel momento in cui è uscito la possibilità di acquistare il Catania, ha messo sul piatto altre situazioni, ma non ho nessun tipo di rancore nei loro confronti. Tant'è vero che c'è rimasto, anzi si è aperto un rapporto di amicizia, e giorni fa il suo uomo di fiducia, che è John Caniglia, è venuto a trovarmi.